In videoconferenza dell'assessore ai lavori pubblici della regione Sardegna Antonio Piu e dell'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione siciliana Alessandra Rigò, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto. Buongiorno, do la parola all'assessore Piu, collegato in videoconferenza. Presidente, buongiorno. Buongiorno assessore. Buongiorno, non so se riuscite a vedermi. Però... Sì, in questo momento la vediamo e la sentiamo bene. Benissimo, quindi la ringrazio e saluto i gentili onorevoli, le senatrici e i senatori presenti. E intanto ringrazio per averci dato l'opportunità di poter parlare della grave condizione in cui versa la regione Sardegna a causa delle criticità derivanti dal suo stato di essere isola. Nei giorni passati avete audito la nostra Presidente, io concentrerò il mio intervento principalmente sui due punti fondamentali che sono quella dei collegamenti stradali e quella per quanto riguarda le acque. Siccome abbiamo i lavori fuori d'aula, io direi di concentrare, sì, se lei ci riesce, in 10 minuti, un quarto d'ora, perché poi dobbiamo... deve rispondere alle domande dei senatori e dei deputati e poi dobbiamo sentire l'assessore Rigò. Benissimo, riusciremo a stare anche nei 10 minuti, Presidente, nessun problema. Il deficit che abbiamo infrastrutturale, come in termini di regione, sono deficit che si traducono non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche da un punto di vista di perdita di benessere. Noi siamo una regione da 1,5 milioni di abitanti e purtroppo la parte centrale della nostra isola è un'isola all'interno dell'isola. Per quanto riguarda le strade, a differenza di tutte le altre regioni italiane, noi non abbiamo le autostrade e la percentuale del rapporto dello sviluppo della rete statale rispetto alle altre regioni rimane in linea, ma il fatto che noi non abbiamo purtroppo autostrade ci mette in una condizione di avere 37.594 km tra strade provinciali, strade comunali, consortili e strade vicinali. Questo impone alla nostra regione, e quindi io chiedo a questa commissione, che per cercare di portare una percentuale maggiore rispetto a quella che è nella media nazionale, quindi arrivare almeno al 43% rispetto a quello che deve essere lo sviluppo della rete statale, ad un impegno economico che si aggira intorno ai 5.100 milioni, all'interno dei quali servirebbero nell'immediato 250 milioni per la messa in sicurezza. Le strade, per quanto riguarda e quindi il trasporto, per quanto riguarda la mobilità dei cittadini sardi, la nostra difficoltà è data anche dal fatto che purtroppo abbiamo una mancanza totale della rete ferroviaria. Presidente, siamo l'unica regione ad avere un capoluogo di provincia che non è servito dalla rete nazionale ferroviaria. Abbiamo una rete ferroviaria che non ha il doppio binario e purtroppo questo si ripercuote sul fatto che sulle strade e sulle poche strade statali che abbiamo si deve riversare tutto quanto quello che è la nostra economia da un punto di vista di produzione, di servizi e quindi di ricaduta anche sociale che ha all'interno per gli abitanti della regione Sardegna. Noi abbiamo 2.949 km di strade che sono gestite da ANAS e pensi che solo 522 km sono a quattro corsie e solo 200 di questi 500 km hanno delle uscite, possono essere, rientrano nella categoria di strade extraurbane principali di tipo B, cioè significa che sono strade che hanno uscite con livelli sfalsati oppure nelle due corsie hanno una banchina per ogni senso di marcia. In Sardegna, rispetto alle altre regioni, il livello di mortalità dovuto all'incidentalità è superiore rispetto a tutta la media nazionale e superiore alle altre regioni. Ecco perché abbiamo bisogno, in virtù del riconoscimento che c'è stato nella Costituzione del principio di insularità, abbiamo bisogno di uno sforzo maggiore rispetto a quanto quello che è il riconoscimento, ma non solo in termini di tipo monetario, ma soprattutto in termini di programmazione. Negli ultimi
Negli ultimi mesi il governo ha prestato molta attenzione alla nostra regione attraverso anche il ministro Fitto per quanto riguarda i fondi di sviluppo e coesione. Rimarco che diciamo, manca ancora un qualcosa in più e io chiedo a questa commissione di portare all'attenzione su questo. Noi attraverso l'accordo provenzano abbiamo perso 320 milioni perché i soldi dovuti, i soldi che potevano essere spesi per le infrastrutture sono stati giustamente dirottati verso il problema Covid. Questi soldi che venivano dall'accordo provenzano definanziati e quindi tante opere non stanno riuscendo a rientrare nella nostra capacità di spendita, di programmazione e quindi si sta contraendo tutto all'interno del finanziamento dei fondi di sviluppo e coesione. E noi purtroppo in gran parte che erano destinati alla rete viarie e quindi alle strade non possiamo fare una programmazione puntuale e quindi rispetto alla necessità di quei 480 milioni di quei 430 milioni non riusciamo ad avere delle risorse immediatamente spendibili e questo è il tema per quanto riguarda le strade. Io invierò Presidente a lei e a tutta la Commissione il lavoro che è stato fatto dal mio assessorato, un lavoro che in parte ho trovato già pronto rispetto al precedente governo, un lavoro che io reputo bene e fatto in maniera puntuale e minuziosa. Nel rapporto che io le manderò sarà fatto in sintesi realmente quelle che sono le necessità per cercare di fare una programmazione di medio e lungo periodo che consenta alla nostra regione finalmente di venire fuori da una grave problematica che è quella appunto del non poter essere collegati. Lei pensi solo che intorno ai grandi centri urbani c'è uno spopolamento che porterà la popolazione sarda fra 50 anni ad avere numero di abitanti, il numero di 900.000 rispetto al 1.600.000 che siamo oggi. Per quanto riguarda la seconda criticità e quindi i 5 minuti che mi sono stati concessi rispetto a questo problema è quella dell'acqua. Noi abbiamo calcolato un impegno immediato che servirebbe per fare una programmazione sulle interconnessioni dei bacini, in quanto noi essendo isola non possiamo rispetto alle altre regioni fare una programmazione con altre regioni vicine e quindi cercare anche di avere delle interconnessioni tra regione e regione che consentirebbero in determinati ambiti territoriali dove nel momento in cui viene focalizzata una crisi riuscire a collaborare. Noi siamo un'isola e siamo la regione d'Italia con il più alto numero di bacini, ne abbiamo ben 55, 31 di questi bacini sono gestiti direttamente dall'assessorato ai lavori pubblici attraverso ENAS e quindi l'ente della gestione delle acque e abbiamo calcolato una spesa di 468 milioni di euro. Noi abbiamo passato l'ultimo anno più siccitoso degli ultimi 20 anni, abbiamo una disponibilità in una zona particolare della Sardegna che è quella della Baronia e quella dell'Ogliastra, un riempimento che è pari al 12%, non abbiamo altre modalità se non quella dell'accumulo per poter dare contezza e risposta immediata a tutti i cittadini per avere una risorsa idrica puntuale ma soprattutto costante. Immagini Presidente che questa estate il 30% dei sardi e soprattutto quelli che vivono in quella zona hanno avuto accesso all'acqua per 2 ore al giorno, per quasi 2 mesi. Questo soprattutto perché nel periodo estivo, come lei può ben immaginare, abbiamo un flusso ovviamente di turisti e tante persone che quadruplicano la presenza all'interno della nostra regione e quindi in automatico anche il consumo, il consumo idrico. La realizzazione e le interconnessioni tra bacini idrografici sono utili per trasferire le risorse disponibili verso aree più deficitarie e quindi ci consentirebbe di riuscire ad alternare nei periodi siccitosi che colpiscono ormai e colpiranno ormai sempre di più tutte le regioni del Mediterraneo e soprattutto, come abbiamo potuto notare purtroppo quest'anno, le regioni come quelle della Sardegna ci consentirebbero appunto di fronteggiare situazioni di crisi idrica. Presidente, noi attualmente come Regione Sardegna abbiamo finanziate opere per 566 milioni di euro che sono divise così, 273 servono per la costruzione di 2 nuovi invasi e quindi li abbiamo già
inseriti e messi in lavorazione e 293 sono invece relativi a interventi su basi esistenti, cioè su quelle interconnessioni che noi dobbiamo andare a migliorare e quindi migliorare soprattutto quelle che sono le interconnessioni tra gli invasi. Le do un altro dato, la perdita di acqua stimata dalla Regione Sardegna passa dal 50% e in alcuni punti citati da me poc'anzi addirittura al 70% di perdite delle condotte del bene, di un bene prezioso come quello dell'acqua. Quindi alla commissione che è fatta da tanti colleghi e colleghe che conoscono bene la situazione, che sono state elette ed eletti dalla nostra regione, chiedo che la richiesta che vi verrà poi mandata a ciascuno di voi sarà rinviata principalmente al Presidente, con anche tutti gli studi che sono stati fatti per far sì e per arrivare alle cifre che stiamo chiedendo, si possa avere un finanziamento ulteriore per dare gambe sia in ambito della viabilità statale ad abbassare quell'incidenza di mortalità che purtroppo colpisce le nostre strade che sono ormai non adeguate a dei flussi veicolari sia delle persone ma soprattutto anche delle merci. Dall'altra i 468 milioni di euro che stiamo chiedendo per le infrastrutture idriche che ci consentano di vedere nei prossimi anni di poter combattere, di poter reagire in maniera puntuale alle grandi stagioni siccitose che purtroppo aspettano non solo la nostra regione ma forse l'intero pianeta. Io sono rimasto dentro i 10 minuti, Presidente, perché credo che rispondere alle domande sia molto importante in modo tale da fare un lavoro congiunto e omogeneo che ci consenta di raggiungere l'obiettivo. Grazie. Sì, grazie Assessore. Lei ha fatto riferimento alla circostanza che ci farà avere una relazione scritta anche corroborata da documenti e da... Sì. Perfetto, se ce la fa avere nel più breve tempo possibile per le decisioni e per le iniziative che la Commissione dovrà adottare. Passiamo alle domande. Prego i colleghi di porre la domanda perché paghiamo un prezzo, senatore Zedda, in questa commissione, che ci sono commissari preparatissimi, quindi la premessa è una sorta di esternazione di dati e di quindi io pregherei, a parte gli scherzi. Io dico in senso lato, non stricto senso, e pregherei i colleghi di formulare le domande in modo tale che riusciamo a massimizzare i tempi ed è cosa buona. Vado io, Presidente, grazie. Sì, io non... vado veloce sul ringraziamento, nel senso che l'assessore ha fatto davvero una relazione puntuale, leggeremo con grande attenzione. Ho una domanda e tre integrazioni da chiedere rispetto alla relazione che ha fatto. La prima domanda è questa: ha citato un tema che riguarda una percentuale proprio all'inizio, cioè il 43% di rete stradale da raggiungere come obiettivo. Io su quello volevo un chiarimento, mi sembra di aver capito che rispetto alle altre regioni nella media c'è un apporto di strade statali che in percentuale 43%, quindi il 57% di reti provinciali o comunali, e in questo caso invece la Sardegna sarebbe al di sotto di questa percentuale, perché nelle relazioni che Istat e Ufficio Parlamentare, Istat in particolare, ci ha dato, questo elemento non c'è. Invece alcune integrazioni che chiediamo. In Sardegna abbiamo sempre per scontato questa frase: le autostrade non ci sono. Volevo capire se l'assenza di autostrade era possibile in qualche modo dargli un significato nella comunicazione che lei ci manderà, ovvero l'assenza di autostrade significa una velocità inferiore rispetto alle altre, oltre che elementi di sicurezza. Quanto può incidere questa assenza di autostrade in termini di impatto sui trasporti, sulla comunicazione interna? Secondo tema, registrate rispetto ai lavori pubblici una media di aumento dei costi dei materiali maggiore rispetto alle altre regioni? Ovvero, fare in Sardegna i lavori pubblici costa di più? Avete dei dati che riguardano questo? Se ci sono sarebbe molto interessante averli. La terza cosa invece sui temi dell'acqua. I dati che lei ha dato, ce li ha dati anche Istat, sono molto molto drammatici. La Sardegna è certamente
poi la Sicilia viene subito dopo, dentro una fase di desertificazione molto molto grave. La domanda è se questi bacini e questi invasi su cui state lavorando li state pensando anche in termini integrati col tema energetico, ovvero noi in Sardegna abbiamo circa 500 megawatt di produzione energetica dall'idroelettrico. Si tratta di capire se su questi nuovi invasi si può lavorare anche in termini di potenziamento della capacità autonoma energetica, perché significherebbe un altro passo in avanti e anche un interesse di risorse economiche che potrebbero arrivare non dal tema dei lavori pubblici, su cui noi siamo sempre, diciamo, l'ultimo vagone del treno, perché piccoli, perché pochi, ma dentro un tema di rigenerazione del sistema energetico, di equilibrio in qualche modo ambientale. Quindi sono integrazioni sostanzialmente, non le chiedo di rispondere in questo momento perché mi rendo conto che apro delle tematiche nuove, ma mi interessava in qualche modo che se c'erano delle valutazioni si potessero tenere. Grazie. Sì, raccogliamo le domande. Adesso c'è l'onorevole Fenu, mi pare. Zedda, no, senatore Zedda. Grazie Presidente, io in realtà non ho una domanda, voglio solo ringraziare l'assessore Piu per come ha relazionato e ci ha concesso questa audizione. Volevo fargli i complimenti perché se è vero che è un fresco assessore regionale, però è da qualche decennio che mastica la materia, essendo stato assessore sulla stessa deleghe al Comune di Sassari. Quindi io la ringrazio e mi metto subito a disposizione per quanto riguarda i 430 milioni sulla legge Provenzani Provenzano dirottato per il Covid, per fare una verifica col governo su diciamo tempi, modi e situazione. Grazie davvero per come si è posto, per come ha riconosciuto il lavoro fatto precedentemente e per come ci ha raccontato il lavoro che vorrà fare. Grazie. Grazie senatore Zedda. Onorevole Fenu. Sì, grazie Presidente. Anch'io ringrazio l'assessore per la relazione. Insomma. Chiederei soltanto se possibile magari un'integrazione anche successivamente della relazione, perché l'area, la regione, diciamo, della Sardegna che ha citato, che è la Baronia, è la regione insomma, dove sono nato e cresciuto, anche se non è proprio il mio collegio. Siccome quest'estate ha vissuto davvero un periodo di enormi difficoltà perché dipende prevalentemente da un solo invaso che ormai è quasi vuoto, che serve un'area che dal punto di vista turistico ha vissuto quel fenomeno che chiamiamo over tourism, quindi con paesi con una popolazione esigua durante i periodi invernali che raggiungono anche 100.000 abitanti durante il periodo estivo, sono serviti anche da questo invaso, è la parte bassa, diciamo, di questa regione che ha anche una vocazione agricola e che è forse il comparto che ha subito più di tutti la grave crisi idrica. Quindi volevo chiedere qual erano nel dettaglio, quindi anche integrando appunto la relazione, quelle che erano le misure previste più a breve termine sull'invaso, ma in generale sul servizio alla Baronia. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Ghirra, è in video. Sì, grazie. Grazie. Prego. Presidente, anche io volevo Grazie Presidente, volevo ringraziare l'assessore Piu per aver accolto il nostro invito, per aver fatto questa relazione così precisa e puntuale. Sappiamo bene insomma qual è il gap infrastrutturale della Sardegna rispetto alle infrastrutture viarie e anche ferroviarie. Sappiamo anche che rispetto ai fondi che sono stati stanziati noi non abbiamo ottenuto le risorse che ci sarebbero dovute aspettare vista la arretratezza delle nostre infrastrutture. Volevo chiedergli se potesse integrare la relazione anche indicando qual è lo stato di avanzamento dei lavori che comunque sono programmati sulla nostra rete e chiedergli anche, ieri la Presidente insomma ha sottolineato la bontà dei rapporti con il governo e con gli enti, volevo capire se c'è una buona collaborazione con RFI ma anche con ANAS, perché credo che anche l'assessore sia stato delegato ad alcune importanti opere che erano state finanziate
per oltre 1 miliardo, e quindi se anche su questo potesse fare una specifica. Per quanto riguarda la siccità, sappiamo che insomma quest'anno si è parlato soprattutto di Sicilia, perché la crisi è stata importante. La Sardegna per fortuna ha avuto la realizzazione negli anni 80 di importanti invasi che hanno consentito insomma di arginare il fenomeno. Volevo chiedergli, rispetto a quel 12% di cui parlava, se può meglio spiegarci cosa intendesse e in che modo noi possiamo intervenire per supportare, perché queste importanti opere vengano finanziate. E questa domanda chiaramente, Presidente, è rivolta anche a lei, perché abbiamo sentito che non si tratta neanche di cifre da capogiro, ma che sono fondamentali perché la nostra isola possa avere un approvvigionamento idrico adeguato non solo ai suoi abitanti, ma anche a quella mole di persone che arrivano sull'isola durante il periodo estivo, e soprattutto per garantire all'agricoltura, ai piccoli centri, di poter ben vivere, sia appunto per avendo adeguato approvvigionamento idrico, ma anche potendo essere collegati. Mi fermo qui, grazie. Grazie. Onorevole Giagoni. Grazie Presidente, saluto l'assessore Piu, siamo stati colleghi nella passata legislatura, ho sempre riconosciuto il valore e la coerenza dell'assessore Piu. Assessore, innanzitutto, come ci siamo sentiti già l'altra volta, sono a completa disposizione come parlamentare per un supporto, perché è normale che ci sia una continua comunicazione con il Ministero delle Infrastrutture. Ho visto che ha sotto le sue mani, è pronta anche a inviare una relazione dei lavori che sono da eseguire, lavori fondamentali, lavori che permettono di avvicinare i piccoli centri ai grandi centri, perché purtroppo in Sardegna paghiamo lo spopolamento e molti ragazzi, molte famiglie si allontanano dai piccoli centri e vanno nei grandi centri perché trovando lavoro e ritornare a casa diventa impossibile, quindi questo comporta uno spopolamento particolare. Ho visto che i colleghi che sono intervenuti prima hanno messo in evidenza quelle che sono le criticità, come il discorso di Nuoro, che è l'unico capoluogo di provincia tutta Italia che non ha una rete ferroviaria. Poi c'è stato il problema quest'estate veramente critico, anche per la ulteriore presenza, l'aumento di turisti, critico sulla questione acqua tra la bassa, diciamo, tra la Gallura e la Baronia, confinano, che sono vicini, quindi il comune di San Teodoro, il comune di Budoni, il comune di Siniscola, zona che purtroppo ha dovuto ridurre la fornitura dell'acqua e quindi dare un servizio non eccellente al turista, che è normale che chi viene in Sardegna paga e ha bisogno. Più che altro le domande, perché intanto in linea generale sono state fatte dai colleghi, quindi le risposte, se non ora o quando potrà, saranno fondamentali anche come strumento per noi qua in Commissione Insularità, per far comprendere anche alle varie Camere, anche al Governo, che la Sardegna rispetto agli altri sta vivendo anche in termini economici, come si è visto negli ultimi articoli giornali, soprattutto nel Nuorese, il reddito è bassissimo, quindi siamo di fronte a una povertà che da affrontare, perché la Sardegna, arretrata da un punto di vista infrastrutturale, ha seria difficoltà a crescere. Io più che altro volevo fare delle domande puntuali, ma che le avevo. Sì, andiamo alle domande, però, per cortesia. Arriva allora. Le domande, Presidente, già ieri mi stava bacchettando. Ok, vado veloce. Allora, due domande. Una è la strada provinciale, che purtroppo mi tocca. Domande secche. SP90 da Santa Teresa a Castelsardo, che è pericolosissima, quella attraversa tantissimi comuni. Le dico veramente che non c'è né guardarai, non ci sono strisce né laterali né di mezzeria, è cartellonistica, e poi per anche la notte
ma quello è un altro aspetto, per l'attraversamento dei cinghiali, e quando c'è la pioggia non si riesce proprio a capire in quale corsia uno si trova. L'altro aspetto è, purtroppo è condizionato questo dalla conclusione dei lavori da parte di ANAS della strada di Montepino, quella che collega due territori fondamentali che sono i capoluoghi, diciamo, di provincia della Gallura del Nord-Est, questa una provincia che cambia ogni tanto nome, Montepino, anche da quel punto di vista la parte provinciale che dovrebbe essere completata. Poi mi hanno messo in evidenza, però io non conosco bene, è una domanda che riguarda, le dico, il completamento di 8 km tra la località San Giorgio e il comune di Tertenia. Dovrebbe essere sulla 125 VAR. Dovrebbe essere. Benissimo. Con questo ho concluso. Benissimo, grazie onorevole. Prego, completa disposizione, assessore. Prego assessore, raccomando sempre di essere quanto più possibile conciso. Ora non la sentiamo. Mi sente ora, Presidente? Adesso sì. Sì, starò nei 5 minuti, Presidente. Intanto ringrazio gli intervenuti, sia gli onorevoli, le senatrici e senatori. Ringrazio per questo lavoro che deve essere realmente un lavoro di territorio per far sì che le nostre richieste possano essere quanto più possibile soddisfatte. Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Lai, la percentuale che ho citato è che la nostra regione, in base alla nostra superficie, ha il 24% di rete provinciale, con la differenza che la media nazionale è quella del 44%, quindi 20 punti di percentuale in meno. Per quanto riguarda i costi, sono costi che sono anche difficili da calcolare. C'è uno studio importante che non è fatto solo, è basato su uno studio economico, ma principalmente su quanto l'effetto di non avere delle strade sicure ad una percorrenza sostenuta hanno due effetti. Uno è un effetto diretto e uno è un effetto indotto da quello che è purtroppo la condizione, o meglio purtroppo, da quella che è la nostra condizione di insularità. Dico solo che sono 8.265 euro di perdita pro capite per ogni cittadino sardo, che si traducono in 13 miliardi di euro. La mancanza di infrastrutture che poi comporta a questa mancata elasticità rispetto a quello che è il passaggio delle merci, ma soprattutto la connessione immediata con quelle che sono i centri urbani. Rispetto ai materiali e ai costi, costa di più. Noi stiamo iniziando a redare il nuovo preziario del 2025, lo faremo su presupposti differenti, ma già dai primi dati che stiamo raccogliendo in assessorato, le materie per i lavori pubblici, quindi per cercare di migliorare sia la rete idrica che quella stradale, sono necessariamente molto più costose rispetto a quello che affrontano le altre regioni. In merito alle centrali idroelettriche, io credo che quella sia la grande partita che questa regione debba prendere in mano, in primis cercando di, attraverso i due investimenti da 20 milioni di euro per le due centrali idroelettriche, ma soprattutto andare a relazionare quanto più possibile per le 8 centrali idroelettriche un lavoro puntuale che ci consenta di vedere l'idroelettrico insieme all'eolico e al fotovoltaico realmente la rinascita di questa isola in termini di benessere per i suoi cittadini, però e per le sue imprese. In merito al dato, e mi ricollego a quanto chiesto dall'onorevole Ghirra, il 12% era riferito al riempimento del Maccheronis, che purtroppo è ai minimi storici, e quel 12% è il dato che purtroppo abbiamo raccolto nel 31 o al 31 agosto, insomma, dello scorso mese. In base alla collaborazione, sempre in risposta all'onorevole Ghirra, con ANAS, con RFI, ricordo che c'è un documento stipulato il 18 ottobre del 2022, dove la Regione Sardegna, insieme ad ANAS, a RFI, insieme allo Stato, insieme al Ministero, hanno redatto un documento dove tutte queste criticità, Presidente, che io ho rilevato oggi, e che i colleghi, insomma, lì presenti sanno benissimo, sono criticità che conosciamo. Quello che stiamo chiedendo oggi è che da quella criticità rilevata abbiamo fatto un lavoro che ci consenta di capire in maniera puntuale di quante risorse abbiamo bisogno per cercare di iniziare a risolvere, ad appianare questo gap che abbiamo. Ringrazio l'onorevole la senatrice Zedda, perché
Senatrice, è importante, quell'accordo provenzale era basato sul fatto che quei soldi svincolati potessero poi rientrare perché hanno un nome e un cognome, ogni centesimo e ogni euro che è stato definanziato, e quelle opere senza quei soldi purtroppo difficilmente potranno andare avanti. In Valonia, onorevole Fenu, abbiamo speso 800.000 euro per un dissalatore. Io mi auguro realmente che non sia questa la via per poter dare una risposta immediata all'esigenza idrica, ma sia quella appunto di avere delle infrastrutture efficienti che consentano di utilizzare il bene acqua in maniera puntuale e in maniera migliore rispetto a quanto non sia stato fatto oggi. Onorevole Giacomi, strada l'ASP 90 rientra nei 250 milioni che sono venuto a chiedere qua oggi. Senza quei soldi difficilmente si possono fare degli adeguamenti di sicurezza importanti. Quindi, dato che lei conosce bene la situazione dell'ASP 90, le chiedo davvero di uno sforzo ulteriore per far sì che io possa dare una risposta immediata a tutto quel territorio. Su Montepino abbiamo una collaborazione importante con ANAS, in quanto abbiamo finalmente fatto rispettare i tempi sulla consegna del progetto di fattibilità, che entra in conferenza di servizi fra 10 giorni, e noi abbiamo dato il tempo ad ANAS entro giugno, 30 giugno 2025, per la conclusione delle opere, che in parte devono essere fatte da ANAS e in parte devono essere fatte dalla provincia. In merito invece alla terza richiesta, che è quella sulla strada provinciale, è una strada commissariata. Io sono stato nominato con un'ordinanza della Presidente come subcommissario, e su questo farò una riunione. Quindi sarà mia premura anche farvi sapere quando questa riunione avverrà, in maniera tale che se la vostra presenza è sempre ben accetta, anzi secondo me sarebbe proprio importante. Spero in questi 5 minuti di aver dato le risposte in maniera quanto più puntuale possibile. Mi rifaccio infine a quanto detto appunto dall'onorevole Lai prima: c'è bisogno di continuare a fare degli studi rispetto a quanto ogni cittadino sardo perde di benessere, non solo quindi da un punto di vista economico, sulla situazione delle strade, che poi va una ricaduta sia da un punto di vista sanitario, scolastico e lavorativo, a penalizzare fortemente i cittadini sardi, soprattutto quelli, come detto prima, in un'isola nell'isola. Grazie Presidente. E grazie Assessore, grazie per la puntualità e per l'esaustiva relazione. Ci farà avere appunto tutti i documenti nel tempo, compatibilmente ai lavori vostri, nel tempo più breve possibile. Passo adesso la parola all'assessore Arrigò, assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, che, visto che si è fatto molto desiderare, certamente ci porterà delle buone notizie dalla Sicilia. Prego, assessore. Presidente, buongiorno, grazie per l'invito. Voglio salutare e ringraziare tutti i deputati e senatori, i commissari della Commissione, saluto anche il collega della Regione Sardegna. Sì, le problematiche che intercorrono nella Sardegna sicuramente sono simili a quelle della Sicilia, però soprattutto negli ultimi 2 anni, ma già avviato un'interlocuzione col governo, già col precedente governo Musumeci e l'attuale governo Schifani, diciamo che soprattutto sulle opere ferroviarie noi stiamo, la Sicilia è interessata da finanziamenti e da opere pubbliche che valgono circa 11 miliardi di euro. Dobbiamo colmare un gap infrastrutturale che è di oltre 50 anni. La condizione di insularità, così come vale per la Sardegna, vale per tutti i siciliani, è stata quantificata in un gap che potremmo quantificare le finanze dei siciliani di circa 6 miliardi e mezzo di euro l'anno. Però negli ultimi 2 anni, già con interlocuzioni col nuovo governo nazionale, con l'attuale governo Schifani, c'è stato un cambio di passo soprattutto sulle infrastrutture, e devo dire che proprio con i dati Istat che hanno
portato all'attenzione nazionale che la Sicilia è la regione che per la prima volta, ha un aumento del PIL superiore al resto delle regioni d'Italia. Ci attestiamo nel 2023 su un più 2,2 che non ha pari in nessuna delle regioni d'Italia e in tal senso l'Istat ci ha voluto anche indicare che una delle motivazioni è lo sblocco dei lavori pubblici. RFI ha voluto ribadire più volte che siamo la prima regione d'Italia per velocità della chiusura delle conferenze dei servizi dei lavori pubblici e questo naturalmente è motivo di orgoglio. Per quanto riguarda i fondi di coesione, proprio qualche mese fa è stato sottoscritto dal Presidente Schifani e dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un accordo che prevede finanziamenti per la Sicilia per circa 6 miliardi e 400 milioni di euro. Sapete meglio di me che 1 miliardo e 300 milioni è stato destinato al ponte e ulteriore 1 miliardo di euro sono stati destinati alle infrastrutture. E quindi in questo caso anche il governo regionale ha fatto la propria parte sul cofinanziamento per il ponte sullo stretto, un'opera pubblica strategica alla quale crediamo molto e che riteniamo, anche se il tempo di quando potrà essere autorizzato è ancora molto, molto lontano, si parla diciamo dalle fonti ministeriali di non prima di 8 anni, noi stiamo lavorando per cercare di colmare questo gap infrastrutturale in questi 8 anni. E quindi cosa abbiamo fatto come primo provvedimento? È stato quello della lotta contro i caroboli. Una delle tratte più volate in Italia, la tratta più volata è sicuramente il Catania-Roma, è tra le prime il Palermo-Roma, però nel corso degli anni queste tratte erano anche le più costose. E mentre diciamo per la Sardegna o comunque per le nostre isole come Lampedusa e Pantelleria è prevista la continuità territoriale, quindi è previsto un costo del biglietto aereo fisso, poi in aggiunta naturalmente alle tasse aeroportuali e agli eventuali oneri accessori, per la Sicilia questa condizione di svantaggio anche di insularità non è stata mai riconosciuta. Quindi da un lato abbiamo il riconoscimento della condizione di insularità prevista dalla Costituzione italiana, dall'altro lato però i meccanismi di riconoscimento di condizione di continuità territoriale e quindi di contribuzione per il volo aereo non era stato mai erogato e permesso, se non soltanto, come dicevo prima, per le isole di Pantelleria e per Lampedusa. A questo punto noi abbiamo, nei primi mesi del governo regionale, abbiamo avuto interlocuzioni con il governo nazionale, col Ministero delle Infrastrutture, col Ministero dell'Economia e con l'ufficio preposto in Europa, che è il DG MOVE, affinché potessimo imbastire un provvedimento che prevedesse per tutti i siciliani uno sconto. Ci siamo riusciti, abbiamo imbastito un provvedimento su cui siamo molto orgogliosi, che è riferibile alla lotta sul caroboli. Abbiamo stanziato una parte cospicua delle risorse regionali, che ammontano a circa 17 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti poco più di 10 milioni di euro stanziati dal governo nazionale e naturalmente dal Parlamento, dal governo nazionale, e una parte erano già stati stanziati, circa 2 milioni e mezzo su quei famosi 5 milioni di euro che erano stati stanziati per la Sicilia e per la Sardegna, che abbiamo in quel caso diviso in parti uguali. Noi abbiamo utilizzato questi circa 13 milioni di euro erogati dallo Stato, dal governo nazionale, aggiungendo un'altra parte per un totale di 33 milioni di euro,
e già oggi abbiamo un provvedimento che hanno utilizzato centinaia di migliaia di siciliani. È un provvedimento aperto a tutti, per tutti e 5 milioni, ai quali praticiamo uno sconto del 25% sul costo del biglietto aereo, comprensivo di oneri accessori, quindi di tasse aeroportuali e di eventuali altri oneri. Ad alcune categorie addirittura pratichiamo lo sconto del 50%. Sono gli studenti, sono i soggetti che hanno un ISEE fino a 15.000 euro e chi ha una disabilità del 67%, di almeno il 67%. Abbiamo già erogato contributi per 400.000 biglietti, un provvedimento è attivo dal dicembre del 2023, e abbiamo le risorse solamente in questa fase fino al 31 dicembre 2024. Stiamo lavorando anche in assestamento di bilancio per implementare le risorse che attualmente abbiamo a disposizione, però se non ci aiuta lo Stato per il 2025 e per gli anni successivi potrebbe essere un problema per noi. Dopodiché, per quanto riguarda le strade e le autostrade siciliane, le autostrade nel corso dei precedenti anni purtroppo c'è stato una mancanza di collaborazione con gli organi statali. Da fine del 2022 abbiamo notato un cambio di passo. L'arteria principale autostradale siciliana, che è la Palermo-Catania, che nel 2022 aveva oltre 50 cantieri, nel corso invece di questi due anni, nel frattempo è intervenuto un provvedimento, normativo statale, poi con la designazione governativa del commissario sulla Palermo-Catania nella persona del Presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo notato un cambio di passo e un'autostrada gestita dall'ANAS, e devo dire che i tempi di percorrenza piano piano si vanno restringendo sempre di più. Proprio ieri un'altra bella notizia per le autostrade siciliane è l'apertura di due gallerie imponenti sulla Palermo-Catania direzione diramazione d'Altamissetta. Qualche settimana fa, Presidente Calderò, molto importante per il suo territorio, l'apertura del viadotto Ritiro sulla Palermo-Messina, che è un'autostrada che fa parte dell'autostrada gestita dal Consorzio Autostrade Siciliane. Abbiamo rinnovato il contratto di servizio con Trenitalia, abbiamo implementato il numero dei chilometri che serviranno i siciliani. Io, Presidente, mi permetto, diciamo, di attenzionare due aspetti. Uno è avere diciamo, l'attenzione che abbiamo avuto fino ad oggi in merito alla lotta sul caro voli per tutti i siciliani. Quindi, se, diciamo, la Commissione potesse anche farsi promotrice di un'attenzione, non dico particolare, ma l'attenzione che meritano sia la Sicilia che la Sardegna per far volare i propri residenti, considerando che noi purtroppo non abbiamo il riconoscimento che ha la Sardegna o che hanno, diciamo, le nostre due isole. Dopodiché mi permetto di porre all'attenzione i costi di trasporto per gli autotrasportatori. È stato toccato il tema dell'aumento del costo del materiale rispetto alle lunghe percorrenze che si devono, diciamo, su cui devono, che devono affrontare gli autotrasportatori, e non è soltanto un problema di percorrenza, ma è un problema anche di attraversamento. Si deve portare un mezzo fuori da confine della Sicilia, lo deve fare obbligatoriamente prendendo un traghetto, o che lo porti dall'altro lato della sponda di Messina a Villa San Giovanni o a Reggio Calabria,
o lo deve fare prendendo le navi verso Napoli o Genova. Questo per noi e per gli autotrasportatori è un problema. Noi potevamo intervenire solamente nel dare un contributo a tutti gli autotrasportatori per l'attraversamento dello stretto di Messina. Il provvedimento che era stato imbastito prima del mio arrivo prevedeva un contributo per tutti gli autotrasportatori del 20%, l'abbiamo alzato fino al 50%. Quindi tutti gli autotrasportatori oggi che attraversano lo stretto possono usufruire di uno sconto del 50%. Però oggi è già dal 1 gennaio 2024 la tassa che ha, diciamo, l'acronimo è ETS, che sarebbe l'ex Carbon Tax, che è una tassa voluta dall'Unione Europea, che incide per circa 300 euro a mezzo ogni volta che il mezzo esce dai confini della nostra regione. E quindi abbiamo attivato un tavolo anche nei precedenti mesi, prima delle elezioni europee, con i rappresentanti della Sicilia al Parlamento europeo, però mi sento di dire che lo sviluppo della nostra regione si deve anche affrontare attraverso l'aiutare i lavoratori, per non soltanto per portare le merci in Sicilia, ma anche per tutte le imprese che vogliono aprirsi a mercati diversi se non quello regionale. Quindi per noi anche avere il riconoscimento di una continuità territoriale riferibile all'autostrada del mare e anche alla possibilità di dare un contributo ai nostri autotrasportatori riferibile. Alla tassa ETS, per noi sarebbe sicuramente un grande valore aggiunto, Presidente. Io per altri campi, se poi vogliamo, la Commissione ha necessità di sapere quello che stiamo facendo su altri tempi. Per sì. Assessore, io la pregherei, così come ho fatto. Mi scusi, Assessore Rico, mi sente? No, non si sente. Mi sente, Assessore? Lì ci sono due. C'è qualche problema. Sì, la sento, mi sono. Sì, io sì, oh, volevo. Mi sente, Presidente? Sì, Presidente? Adesso la sento bene. Prima è mancato per qualche tempo il collegamento. Le volevo chiedere di inviare, ove possibile. Io la sento. Grazie. Io la sento. Sì, le volevo. Io la sento. Mi sente? Sì, è in ritardo. Se continua a chiederci. Mi sente, Presidente? Sì. Sì. Ah, mi dispiace, Presidente. Le volevo chiedere. Sì, di poter inviare alla Commissione una relazione con tutti gli argomenti che le ha affrontate e con gli altri che potrebbero essere utili per la Commissione che riterrà da affrontare, anche indicando eventuali proposte che poi noi trasmetteremo nelle forme di legge agli organi competenti. Chiedo ai... Sarà fatto, Presidente. Grazie. Chiedo ai colleghi, sempre con la solita raccomandazione, di domande secche, in modo tale che possiamo andare avanti con i lavori. Senatore Nishita, prego. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, anch'io, come è stato fatto dai colleghi a proposito della relazione precedente, chiederei delle integrazioni per quello che riguarda alcuni elementi di fatto di tipo economico all'assessore, e cioè in particolare intanto una mappa, se possibile sintetica, di tutte le opere pubbliche di infrastruttura e mobilità al momento cantierate o da cantierare, finanziate o da finanziare. Questo in particolare per avere un quadro più chiaro
di quello che fino a questo momento abbiamo avuto in relazione in particolare ad alcune opere pubbliche che poi sono state definanziate dal PNRR e che sono finite diciamo potenzialmente in un finanziamento FSC. Siccome alla fine ci siamo un po' perduti nel complesso di queste opere, se è possibile fare una mappatura, un elenco aggiornato sullo stato di finanziamento, attuazione, cantiere, anche con riferimento alle risorse disponibili in relazione all'incremento, come avete detto anche in precedenza, dei costi energetici delle materie prime, per avere un quadro più che altro di cosa dobbiamo aspettarci di qui ai prossimi anni in termini di copertura di alcuni investimenti infrastrutturali. Anche io chiedo, come ha fatto il collega in precedenza per la Sardegna, di avere anche un'idea sotto il profilo, come dire, dei costi, quali sono i costi aggiuntivi in generale per tipologie macro, diciamo così, di investimenti infrastrutturali e mobilità dovute alla specificità insulare siciliana, anche se ci sono in questo delle diverse eventualmente distribuzioni di costi a secondo delle aree diciamo così della regione. E poi in particolare su quello che riguarda le grandi tratte autostradali esistenti, in particolare sulla parte che riguarda Palermo-Messina e Messina-Catania, a che punto siamo con le manutenzioni? Perché mentre nel primo caso ho chiesto un aggiornamento sulle nuove opere, sulla manutenzione delle esistenti, capire lì a che punto siamo, quali che investimenti sono necessari e in quali tempi. E poi in generale una domanda, non mi deve rispondere adesso, come vi ho detto, queste sono domande per integrazione, se può integrare sotto il profilo invece di un piano di mobilità per le emergenze, in particolare sismiche e così via. Va bene. Chiaro, Assessore, la prego di recepire queste osservazioni del senatore Nicita. C'è il senatore Russo che desidera porle qualche domanda. Sì, ringrazio l'assessore naturalmente per la sua relazione esaustiva sul quanto fatto, soprattutto per quanto riguarda il caro voli, che è un tema a noi molto importante. E a integrazione anche quello un po' diceva il collega Nicita, che ha chiesto sicuramente dei dati per noi importanti come Commissione, volevo anche una sua valutazione, naturalmente anche da integrare eventualmente nella relazione che ci invierà, per quanto riguarda il sistema degli aeroporti siciliani, che è un sistema che in questo momento ha un vulnus dovuto anche al tema di Catania, che soffre la scena vulcanica, la necessità di fare meglio interagire gli aeroporti di Trapani e Comiso, gli aeroporti isolani, all'ipotesi che c'è l'aeroporto di Agrigento che viene caldeggiato e su cui c'è un certo movimento, quindi se può anche tratteggiarci una sua opinione, un suo passaggio, non necessariamente in questa fase ma comunque anche in sede di relazione, sulle necessità di implementazione del sistema aeroportuale siciliano. Sì, grazie senatore, non ci sono altri colleghi che chiedono di intervenire, la ringrazio, la prego di inviarci questa relazione anche con le proposte, perché noi dobbiamo utilizzare una delle nostre competenze, quelle magari di stimolare tra virgolette gli organi competenti per poter risolvere qualche problema finalizzato ad annullare gli svantaggi dell'insularità. La seduta è tolta, grazie assessore.